Ciao a tutti dalla Fondazione Walter Longo, io sono Eleonora. Io sono Simone. E oggi vi presenteremo la nostra versione della cheesecake, che avrà come protagonista la primizia di questo mese. Le fragole. Eccole qua. Allora, gli ingredienti sono molto semplici, sono pochi. Abbiamo dello yogurt vegetale, del farro soffiato, del miele e poi per guarnire del cioccolato, delle fragole e il cocco rabè. Allora, iniziamo subito mischiando il farro soffiato con il miele. Abbiamo scelto il farro perché rispetto al riso ha un indice glicemico inferiore e inoltre cercate di acquistarlo senza zuccheri aggiunti perché poi sceglieremo noi gli zuccheri che andremo a mettere. Abbiamo scelto il miele che comunque ha una percentuale di zucchero inferiore al classico zucchero e ci servirà a dare un po' di compattezza alla nostra base. Quindi noi abbiamo messo la nostra base di farro soffiato e miele. Sopra ci metteremo lo yogurt vegetale. Esatto, senza zuccheri aggiunti, certo. Ed è un'ottima alternativa a uno yogurt vaccino animale, in modo tale da alternare nelle nostre giornate, acquistando comunque la nostra fonte proteica, essendo uno yogurt di soia senza zuccheri, ma togliendo un po' di infiammazione dei latticini, alternando. Perfetto, quindi per ultimare la nostra ricetta aggiungiamo del cioccolato fondente. Perfetto, sopra. Così abbiamo un'alta percentuale di cacao e un minor contenuto di zuccheri. Inoltre i grassi buoni del cioccolato aiuteranno a bilanciare l'indice glicemico della nostra cheesecake. Inoltre il cioccolato possiede anche antiossidanti come flavonoidi, polifenoli che aiutano la salute cardiovascolare. Inoltre aiuta anche a darci il buon umore aumentando i livelli di serotonina. Fatto ciò, aggiungeremo le nostre fragole. Ecco la nostra protagonista, ricca di vitamina C, acido folico, che ovviamente sono sostanze fondamentali per prevenire le patologie. Inoltre sono una fonte di fibre, ovviamente. Perfetto. Hanno inoltre pochi zuccheri, quindi sono anche adatti in caso di diabete. E per finire, il nostro cocco rabè. Ottimo, il cocco è il secondo grasso buono che aggiungiamo alla nostra ricetta insieme al cioccolato. Entrambi aiuteranno a bilanciare l'indice glicemico del nostro dolce e anch'esso presenta invece questi grassi trigliceridi a media catena che, a differenza degli altri grassi saturi, verranno assorbiti più velocemente per darci pronta energia e aiuteranno invece nella perdita di peso dandoci un grasso buono che è anche utile per la salute del nostro cervello. Aiuta infatti a prevenire le malattie neurodegenerative. Bene, il nostro piatto è pronto. Pronti a gustare.